venire la luce. Madonna, zittere un po'. Vieni la luce. Mannaggia, la ma... non si regge sto com'è? Lì stupirà penso. Tanti protagonisti e gli altri registi. Per celebrare il grande schermo. Dobbiamo fermare questa giostra, signore. Per viziarvi sempre di più. Ora fate tutti parte della famiglia Kennedy. Ciao, ma appengo! Ogni martedì alle 21:10 Rai Movie. Vieni! Capito! Ma capito! Che ti succede, Dumi? Vieni a lui! Entri. Vado a pigliare un caffè. Ti senti male? Vuoi che ti accompagni? No, no, torno subito, stallo. Che film è questo? Che film è? Che film è? Spegna la luce. Ma domani all'italiano. Pure. Spegna la luce. Eccola qua, eccola la Roma di Mari. Altri, guarda qua. Che fai, dormi? Non pensare. Non pensare, vai. Dammi la mensa. La moglie d'occhio rubo, te ne faccio il coscio. Leggi sotto la tenda. Bellaggio, estate 1946, 3 mesi di sogno. Marisetta. Alfred, io stavo a Bellaggio a sognare con Marisetta. Non potevo stare qui a Cosaco Fiumento. Fatti i calcoli da 9 mesi. Almeno questo non può essere figlio mio. A meno che non sia nato di 7 mesi. Eh? Il guantaio settimi. Un pezzo di giovanotto dopo quello là. Oh, mannaggia. Allora. Giù. Marge, non sbagli, ha fatto un caffè. Per me la chiave di tutto sta sempre in quelle 100 lire. Ti ho detto di no. Per me devono essere andate fuori corso con le ammalire dagli americani. No, signore, mi sono informato in banca. Hanno avuto corso fino a tutto il 51. I biglietti da 50 furono ritirati. Accidenti a me. Spegni la luce. Si poteva fare. Come mai no? Spegni la luce, cioè, se te vede, eh. Accidenti a sto carino. Spegni la luce. No. Il guardaio. E papà non ce la fa a pagare. Tutto che l'era escluso, stava a Parigi. Ma capito o no? Devo stare attenta, spegni. Poi a Londra, ci stanno pure... Ma capito? Spegni! Mica capito. Giura. Mica, non c'è sente, non c'è sente, mica lo capisci, sa. Non mi dice niente. Lui pensa solo a mangiare e basta. Spegni la luce, l'ho detto. Che te paga? Lo so. Ma capito? Qua si paga tutto, eh. Andiamo a rotoli, eh. Pure quello che mangi si paga, eh. Fanno soldi... Spegni la luce. Fanno specialmente soldi sono i miei. Spegni la luce. Non c'è niente. Spegni la luce. E loro l'ha pagato. Spegni la luce. Spegni la luce. Oh, una cosa incredibile questa. Spegni la luce, per Dio. Come no? Spegni la luce. Non c'è gente. Io mai. Che si vede, eh? Lo schermo è bello grosso. Qui arriva la telefonia. È come se fosse la luce quella, eh. Troppo mappo. La terza cosa. Spegni. Ah. Parlare. Dai, non posso dormire. Se non se ne andiamo a spingo. Allora fa diglielo. L'ho detto, non capisce. Diglielo all'orecchia. Fammi finire la mangiappa a spingo, ma. Fammi sentire dalla sua bocca che te. Spegni la luce che è arrivata una tombola, lo dai da pagare?
Non c'è una però cosa perché c'è sta ma c'è sta attenta io e tu parli pure. Un biglietto da 100 lire. Andiamo. Hai capito? Tu lasci sempre le intercette da tutte le parti. Spegni. Spegni. Sta a magna, lascialo fare. Ma ci sono soltanto tre nomi. Porco Dio. Ha mangiato, no, non ha mangiato. Mangiato, non c'è mangiato, sei di cose. Il porco mangia sempre. Tutto quanto il termone si è mangiato. È stata una serata importante. Bene. Sta sempre mangiata questa. Non può fare perché non parte. Non basta mai. Oggi c'è mangiato un panino così, col provolone e mortadella. Metteva paura, metteva. Questo scoppia proprio. Stava a guardare Davide e dice, mamma mia, mamma mia. Io non ce la farebbe. Ma non che ce la farebbe a mangiare così. Ma quanto si bene. Ti ricordi l'anno? Il giorno di Bayrischamp. E non ti ricordi di quello che ci devo fare. E fatte vedere che lui